Allora, ci troviamo di nuovo con Antonio Felici, corrispondente italiano di France Football. A distanza di 2 mesi la Roma si trova in una situazione decisamente diversa, sia dal punto della motivazione che dal punto di vista della classifica. Si inizia finalmente a vedere forse la mano del nuovo tecnico Ranieri? Accidenti se si vede la mano del nuovo tecnico Ranieri. Diciamo che rispetto all'ultima chiacchierata che abbiamo fatto c'è stata una rivoluzione copernicana, possiamo dire. Dal punto di vista dei risultati sicuramente, ma soprattutto per il tipo di gioco che pratica la squadra con Ranieri e per certi difetti che ormai per fortuna della Roma non si vedono più. Mi riferisco a una fragilità difensiva che nonostante l'arrivo di Ranieri anche nella prima parte della sua esperienza alla Roma si è continuata a vedere per parecchio tempo. Non so se vi ricordate, no? Il cruccio di Ranieri, il fatto di continuare a subire un gol a partita sistematicamente. Poi avete visto quello che è successo, improvvisamente la squadra ha cominciato a non subire più, vuol dire che il lavoro ha cominciato a pagare da questo punto di vista e adesso ci troviamo di fronte a una squadra che è compatta, molto ben organizzata, che gioca anche un bel calcio, perché è una cosa che bisognerebbe cominciare a dire anche questa, che la squadra, una squadra allenata da Ranieri gioca un bel calcio, perché normalmente questo tecnico, io non so perché, si è sempre portato dietro questa nomea di allenatore che magari ottiene risultati ma non fa giocare bene le sue squadre e i fatti stanno dimostrando che non è affatto così. E poi soprattutto una squadra che ha assorbito completamente il carattere del suo allenatore, quindi è una squadra che non molla mai e le innumerevoli rimonte a cui abbiamo assistito, la più clamorosa quella contro la Juventus, lo stanno a dimostrare. Concludo dicendo, oggi come oggi, ma provateci voi a battere la Roma, è difficile battere la Roma di oggi. Ecco, nella nostra ultima chiacchierata avevamo anche parlato di possibili obiettivi di mercato, avevamo inquadrato Toni come all'epoca un bersaglio, diciamo, difficile da centrare. Certo. Ebbene, Toni è arrivato, qual è l'apporto che ha portato alla squadra e qual è quello soprattutto che in prospettiva, malgrado l'infortunio che adesso lo tiene fermo, potrà dare alla Roma? Purtroppo Toni l'abbiamo visto in 2 partite soltanto. Devo dire che in quelle 2 partite abbiamo capito che un Toni in buone condizioni atletiche fa fare il salto di qualità a questa Roma per una serie di ragioni, perché è un attaccante che vede la porta, lo è sempre stato, quindi era inevitabile che anche nella Roma fosse così, ha segnato 2 gol in 2 partite se non sbaglio, no? Quindi una media straordinaria, ma soprattutto nella partita col Chievo per esempio, con la Roma in inferiorità numerica, ha dimostrato di poter reggere da solo tutto l'attacco della Roma, portandosi molti avversari addosso, procurandosi molti falli, calci di rigore, insomma è un giocatore di un'utilità straordinaria. Il problema però è questo infortunio, è un infortunio frutto della casualità oppure c'è qualcosa nella condizione atletica del giocatore che non convince perfettamente? In altre parole, rientrato da questo infortunio, cioè, avremo poi Toni per tutta fino alla fine della stagione senza più interruzioni, perché si gioca tutto su questo. Se Toni sarà regolarmente in campo, la Roma ne avrà un beneficio straordinario, perché immaginate che cosa potrà succedere il giorno in cui giocheranno assieme Totti e Toni, con Toni che si porta via da solo 2 o 3 avversari. Si aprirebbero degli spazi straordinari. Però vorrei vederla questa accoppiata, perché finora l'abbiamo evocata tutti quanti ma ancora non l'abbiamo vista. Ecco, l'augurio e che è rientrato da questo infortunio al polpaccio, poi Toni sia a disposizione di Ranieri in tutte le partite da qui alla fine della stagione. Ecco, un altro dei temi caldi di questi giorni è Menez, un giocatore che divide parecchio la piazza romanista, comunque da una parte è un giocatore che ha sicuramente dei numeri, delle qualità, però allo stesso tempo un giocatore che è troppo tempo che viene aspettato. Una mentalità, forse proprio un problema caratteriale suo, comunque ecco, si può riuscire, è un giocatore recuperato che va coltivato, oppure non è semplicemente non è un giocatore da Roma, è stato un cattivo acquisto? Non lo so, devo dire, io comincio ad avere delle perplessità su Menez, non l'ho nascosto, io diciamo, sai, un pochino conosco i giocatori francesi, quindi quando la Roma lo ha acquistato non è che non si sapesse di certe caratteristiche o certi piccoli difetti di Menez,
però di fronte a una qualità tecnica così straordinaria, io personalmente ho salutato con favore l'acquisto di Menez, anche se è costato tanti soldi, perché pensavo che potesse essere un ottimo investimento per il futuro, un giocatore con delle potenzialità da grande campione. Però i calciatori, secondo me, non possono essere aspettati per l'eternità. Sai, Menez è arrivato già da una stagione e mezzo e purtroppo ci sono stati dei segnali che non sono stati positivi. Il comportamento di Menez a Cagliari, per esempio, non è assolutamente accettabile. Il primo tempo giocato da Menez contro il Catania, se a Cagliari era una questione di atteggiamento, e col Catania c'è proprio un problema tecnico, cioè di un giocatore che ha questa ostinazione nei confronti del dribbling perché vuole dimostrare di avere i colpi da fuori classe, ma così invece di aiutare la squadra la penalizza. In sostanza bisogna capire se Menez è in grado di calarsi in una realtà come quella del calcio professionistico della Serie A, che è una realtà difficile, una realtà particolare, di alto livello, perché le qualità tecniche ci sono. Cioè, questo è un giocatore che dal punto di vista tecnico può essere un crack, però deve accompagnare a queste qualità anche una professionalità e una voglia di fare che vediamo in grandi giocatori come Pizarro, per esempio, che tecnicamente è bravo, diciamo è uno che potrebbe permettersi di non dimostrare niente perché lo sappiamo tutti quanto è forte, eppure gioca, lotta per 90 minuti e non si ferma mai. Menez questo non lo dimostra mai, per cui io direi questo, che anche soprattutto con l'infortunio di Toni, lui avrà necessariamente, se non verrà ceduto, ecco, nelle prossime ore, delle opportunità. Adesso è arrivato il momento di dimostrare. Se Ranieri lo chiamerà in campo, dovrà scendere in campo e dimostrare. Se non dimostrerà a fine stagione, penso che sia il caso di dividersi così, senza rancore, insomma. Per concludere, che partita ti aspetti da Roma-Siena? Comunque una partita che vede la Roma in difficoltà, più che altro per un'emergenza attaccanti, un attacco decimato dagli infortuni a partire da Totti, cosa che ormai, diciamo, eravamo riusciti quasi a sopperire attraverso Toni, ma questa è stata un'ennesima tegola che ci coglie impreparati in questo momento. Infatti il problema della partita contro il Siena è esattamente questo, perché altrimenti non può esserci nessun problema. Di fronte ti ritrovi una squadra a pezzi, con una classifica bruttissima, i risultati non arrivano, siamo quasi alla disperazione, perché se Siena inanella qualche altra sconfitta, poi anche dal punto di vista matematico non ci sono più i margini per recuperare. Differenza tecnica abissale, per cui uno si aspetterebbe una vittoria agevole da parte della Roma. Però c'è il problema, è vero, dell'attacco, cioè i giocatori che scenderanno in campo, sembra Baptista e Vucinic, non sono in perfette condizioni fisiche, hanno dovuto accelerare un po' il recupero proprio perché mancano gli attaccanti in questo momento, e per cui bisognerà vedere come si amalgameranno fra di loro, come dialogheranno in attacco, e oserei dire, soprattutto nel caso di Baptista, è il caso che anche lui cominci a timbrare il cartellino da questo punto di vista, e magari risultando decisivo in una partita come questa, in cui, ecco, il colpo diciamo da giocatore tecnico che lui ha, li riconoscono tutti, potrebbe essere il caso che ce lo faccia vedere in questa stagione, visto che, insomma, anche lui è stato un po' latitante fino. Benissimo, allora ti ringraziamo per la disponibilità. Grazie a voi. E alla prossima occasione. Grazie, grazie Antonio.